il professor Pietro Pasquale. Oggi questa iniziativa, questi premi e borse di studio dati ai ragazzi, lei l'ha definita una buona pratica. Sì, abbiamo questo fondo, diciamo, che si era creato con i risparmi che l'ente bilaterale aveva fatto nel tempo, e ci siamo detti, invece di distribuirlo come solitamente si fa tra i dirigenti e così via, dico, pensiamo invece alle famiglie bisognose e ai figli che meritano un aiuto. Quindi è una buona pratica che dovrebbe essere, diciamo, osservata un po' in tutte le istituzioni e in tutte le occasioni. Notiamo che, diciamo, rappresenta una cosa rara per noi. Lei è dirigente della Confcommercio, sì. Ed questa è un'occasione utile anche a valorizzare un po' quello che è il ruolo di questi enti bilaterali. Sì, noi, dicevo nell'intervento, come Confcommercio siamo stati bravi, diciamo, come dirigenti, di risanare questa organizzazione ereditata in una situazione molto molto delicata. E quindi è stata l'attività dei dirigenti, e metto tra i dirigenti anche la direttrice della Confcommercio, che ha portato ad un risanamento del bilancio e quindi di riflesso anche a una, diciamo, attività, diciamo, buona da parte degli enti bilaterali, che sono anche un'emanazione, diciamo, della Confcommercio e dei confederali, dei sindacati confederali. E quindi è un giorno, diciamo, che ci rende felici perché abbiamo fatto una buona pratica. I ragazzi entusiasti di ricevere la borsa di studio? Ho detto sempre nell'intervento che ho guardato negli occhi questi ragazzi, essi meritano aiuto, e ho detto anche che sono l'unica speranza che ha questa regione, perché saranno loro ad ereditare, diciamo, l'impegno come classe dirigente e a salvare il Molise, a cui noi siamo molto legati. Diamo un po' di dati relativi a questa iniziativa, quante imprese coinvolte, quanti ragazzi? Allora, per quanto riguarda le borse di studio e i premi di laurea consegnati, sono 26, sono suddivisi tra borse di premi di laurea per tre studentesse e 11 borse di studio per ragazzi delle scuole medie e 11 per i ragazzi delle scuole superiori. Per quanto riguarda le aziende in formazione, abbiamo formato 71 dipendenti di aziende tra sicurezza obbligatoria e altre tipologie di corse, come quello per gli alimentaristi. Un numero che può sembrare magari anche basso, ma in realtà è un grande contributo a quello che è poi il numero degli iscritti e degli enti bilaterali. Un passo iniziale, ma sicuramente per un percorso importante e concreto per il nostro territorio. Questo qua è un piccolo contributo che volevamo dare a livello di ente bilaterale regionale, per far sì che si sia dato un premio, un incentivo anche ai figli dei lavoratori per farli andare avanti, per gratificarli e per renderli partecipe anche di quello che fanno i propri genitori. L'ente bilaterale quindi si occupa dei diritti del lavoratore e anche di formazione? L'ente bilaterale si occupa di formazione, è un pochino la casa di tutti quanti, un modo comune per far fronte non solo alla crisi che purtroppo ci sta divorando, ma anche per trovare le soluzioni atte ad andare avanti per un miglioramento. Amici di Telemolise, il nostro viaggio alla Confcommercio termina qui. Noi vi ringraziamo per essere stati in nostra compagnia, vi diamo appuntamento al prossimo viaggio. Vi ricordiamo che potete seguirci al canale 11 di Telemolise, 96 in Abruzzo, 880 nel Lazio. Potete rivedere tutte le nostre puntate anche collegandovi al sito internet www.telemolise.com.